diciamo che i nostri piloti forse nel brevissimo tempo potranno volare sull'aeroplano più tecnologico di questo segmento, fatto in Italia. Quello su cui stiamo volando è il miglior aereo ultraleggero sul mercato in questo momento, secondo i giornalisti di tutto il mondo che gli hanno assegnato il Flieger, il premio più prestigioso dell'aeronautica. Lo ha costruito la Black Shape nella zona industriale di Monopoli, 40 km a sud di Bari, e su un aeroplano poco più grande di questo, presto potrebbero fare i primi addestramenti i Top Gun italiani. Il Sudafrica ha già prenotato alcuni apparecchi, la nostra aeronautica militare è molto interessata. Questo strategicamente ci porterà, oltre che a un incremento del valore della produzione che noi cerchiamo di raddoppiare di anno in anno, ad essere una delle 5 realtà aeronautiche italiane, anche in termini di dimensioni assolute. Luciano Belviso e Angelo Petrosillo si incontrarono 20 anni fa a Bari da rappresentanti degli studenti, divennero amici per poi ritrovarsi a studiare a Parigi, uno ingegnere, l'altro esperto di marketing ma con formazione umanistica. Come nasce l'idea di Black Shape? Nasce dalla voglia di tornare in Puglia, nasce dal bisogno e dal desiderio di tornare a casa propria a fare innovazione. La prima a credere nel loro progetto di costruire aerei in fibra di carbonio, i più leggeri, i più moderni, fu la Regione Puglia, che 4 anni fa concesse con il bando Bollenti Spiriti un finanziamento di 25.000 euro. Quei soldi servivano, ma non bastavano, occorreva molto di più. In zona c'è un imprenditore che ha sempre creduto nei giovani e nella tecnologia, Vito Pertosa, a capo di una holding, la Angelo Investments, che controlla aziende come la Mermec, leader mondiale nella tecnologia della sicurezza ferroviaria, e Seatail, che produce componenti per navicelle spaziali. Pertosa ci mette il capitale, Luciano e Angelo l'idea. Ora Black Shape ha una 60ina di dipendenti, in 2 anni e mezzo ha venduto 53 aerei ultraleggeri, nessuno in Italia. Costano da 250 a 300.000 euro l'uno, più o meno quanto una Ferrari. Abbiamo un'età media di 31 anni, abbiamo il 50% di donne in posizione apicale, la spesa portata in azienda per le donne che lavorano. Francesca è commercialista, si avviava alla trafila solita del semisfruttamento negli studi professionali, invece è arrivato un contratto a tempo indeterminato. Grazie a questa opportunità che è lavorativa, io veramente riesco a guardare, insomma, domani E quindi ora di si potrà essere qui. sposare? Chissà, chissà. L'hanno presa qui perché era bravo a scuola? No, A scuola non tanto. non l'hanno preso perché era bravo a scuola. Vito Bottalico, 23 anni, capo magazziniere, semmai perché gli piaceva. Montare e smontare. Insomma, perché non si tira mai indietro di fronte alle difficoltà e alle serate allegre. Anche con i dirigenti, talvolta usciamo la sera insieme, andiamo, ceniamo, banchetti. Il comandante Elio Rullo da Reggio Calabria è un pilota freelance. Per Black Shape fa il dimostratore, ci spiega che con 300 euro di carburante con questo aereo si va da Bari a Londra, sono un po' meno di 1800 chilometri. Il fatto di stare 2 anni davanti ai competitor, di avere un prodotto per cui si può chiedere un prezzo più alto, è la chiave. Ma come si fa a stare davanti ai concorrenti? Qui rispondono con la ricerca e con l'innovazione tecnologica. In azienda accolgono 6 stagisti ogni semestre da tutto il mondo. Ognuno di loro produce un progetto per migliorare un pezzettino del processo produttivo. Il migliore dei 6 viene assunto. La dico con una battuta. In Olanda, se non fai prima uno stage in azienda, il professore ti impedisce di laurearti. In Italia, se pensi di fare uno stage in azienda, il professore ti impedisce di laurearti. Dudley Price, da Oxford, ex pilota della RAF, appassionato di rugby, venuto in Puglia per lavoro e per amore, ora è capo della produzione.
Lei lavora in un territorio considerato economicamente depresso. Avverte queste difficoltà? Onestamente io non noto questa difficoltà, perché quando sei in un ambiente come questo, ovviamente con un prodotto a alto livello, che c'è sempre un mercato, personalmente non mi tocca. Obiettivamente noi, se non avessimo la grossa interfaccia di internet, saremmo molto più periferici di quanto non siamo, mentre ad oggi nessuno dei nostri clienti ha mai avanzato dubbi circa la centralità geografica. Noi sentiamo di fare imprese in Europa. Oggi è un giorno perfetto per volare, per staccare l'ombra.